problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. Prometeo Rosso al centro della mostra sospesa dedicata ai giovani illustratori. È il vincitore del premio Renner 2020, realizzato dall'artista Daniele Castellano, che si è aggiudicato il primo premio da 10.000 euro. Il concorso, promosso dall'azienda di Minerbio nel bolognese e giunto alla seconda edizione, aveva un'unica traccia da seguire, il colore rosso. Per tutto il resto lasciava spazio alla creatività. Risultato? Oltre 500 risposte alla call, 40 finalisti e la mostra conclusiva che si è aperta all'Atelier C di via San Vitale a Bologna, in occasione di Arte Fiera Art City. L'iniziativa, promossa appunto da Renner, leader nel campo delle vernici, fa il bis dopo il successo della scorsa edizione, dove il colore dominante era invece l'azzurro. Sotto la direzione artistica di Chip e con una giuria di esperti e la D di Renner, Lindo Altrovandi, il concorso si conclude dunque con la mostra. Una mostra sospesa, fatta di quadri che scendono dal soffitto con un filo e tra cui svetta proprio il Prometeo di Castellano. Ho pensato subito a un soggetto in cui ci fosse il fuoco, la luce rossa del fuoco. E la prima cosa che ho pensato è stato subito Prometeo, perché la mitologia mi è sempre interessata. Mi ricordavo di un libro di mitologia greca con questo Prometeo davanti al focolare che scappava. E quindi ho deciso di disegnare un classico reinterpretato un po' in modo surreale, e volevo che ci fosse questa luce che nel buio colpisse i corpi, il corpo del personaggio e l'ambiente circostante. Mi interessava soprattutto l'atmosfera, volevo che l'atmosfera fosse cupa, comunque un momento in cui c'è qualcuno che disobbedisce agli dèi, quindi è un momento con una tensione drammatica molto alta e ho voluto rappresentarla così. Per quanto riguarda il premio, i piani sono di ovviamente investirli per avere il tempo di dedicarmi a qualche lavoro a cui non ho ancora potuto dedicarmi, poi fare sicuramente un viaggio che probabilmente sarà in Asia, nel sud-est asiatico. Trovo che questa immagine interpreti perfettamente il tema di quest'anno. Il colore, la tinta rossa ha una sua precisa valenza simbolica, è una luce calda, una luce forte, intensa, passionale, quindi in qualche maniera è un rosso rivolta, potremmo chiamarlo, no? Un illustratore riesce in un mondo dominato dalle immagini a dare un'interpretazione del reale che esula, diciamo, dalla pura rappresentazione realistica. Ormai siamo tutti capaci di fare una foto, di farci un selfie, quindi di impossessarci di un'immagine. Credo che gli illustratori siano una risorsa in più in questo senso, possono offrire uno sguardo diverso e creare delle immagini che veramente danno qualcosa di più al fruitore. Quindi dopo il predominio della fotografia penso che sia il momento che l'illustrazione torni a essere protagonista, e da quello che vedo mi sembra che il clima sia quello giusto. Perché l'illustrazione? Perché l'illustrazione è, appunto, è un'espressione di quello che è la creatività più accessibile, perché chiunque, da quando siamo bambini, con una matita possiamo creare un mondo immaginario che cerchiamo di portare allo stesso tempo nel mondo reale attraverso la reificazione del gesto pittorico. Devo dire che il risultato è stato eccezionale, questi ragazzi sono veramente bravissimi, scegliere un vincitore è stato difficilissimo, è un pro forma che vorremmo che non ci fosse, ma ci deve essere, appunto perché si parla di un concorso. Per noi il colore è una cosa veramente fondamentale, e quale modo migliore per celebrarlo attraverso l'espressione creativa di questi ragazzi che sono, ripeto, 40, ma per me sono 40 vincitori.